Siete pronti? Iniziamo? Aspettate, aspettate un attimo. Devo mettere via la bandiera sbucciata un attimo. Cosa? Oh, mettila via e non la tira fuori più, per cortesia, ragazzi, cosa fate voi con le banane? Scusa, è una regola che non si mangia prima dei video, durante i video. Ma io non credo che se la stava mangiando. Benvenuti. Oggi giochiamo a Roblox Race delle Doors. Ci sono i mostri delle Doors che ci inseguono. Noi dobbiamo partire e correre dritti veloce fino alla fine di questo corridoio lunghissimo. E ci sono tutte quelle creature infami. No, non mi dire che ci sono i mostri. Sì. Ma ci sono anche altri piani, vedete, questa è la porta del piano 2. Ma devi vincere questo qua per andare nel piano 2. Facciamo questo qui prima, corriamo adesso, ti prego. Lì c'è il mostro. Compriamo. No, non ho i soldi. Paparino si è comprato Laura Saiyan. Faccela vedere, Laura. Dai, faccela vedere, ti prego. No, dai, trasformati. No, per favore. Eccola prego, qui. Io non dircelo. Ma, però, aspetta. Aspetta, forse se riclicco. Oh, mio Dio! Che sei io? Laura potentissima! Over 9000. Ragazzi, che però. Che potenza non hai? Dai, iniziamo a correre. Anche se siamo lenti al momento, so che è poco la corsa che possiamo fare, però iniziamo. Ma è triste! Lo so, i primi passi. E se arriva il mostro? Ah, ti uccide. Ti uccide, ma brutalmente, brutalmente. Guarda, adesso vi faccio vedere proprio l'inquadratura da dietro, senza neanche tutta quella roba che ci distraeva. Guarda, adesso arriva, adesso parte e ci travolge in un istante voi il mostro. Non vi dovete preoccupare, ci sono io che ho tutta l'aura da Super Saiyan. Ma io sono Laura e proteggici, io ti prego. Facci da scudo. Mancano ancora 20 secondi, quindi secondo me è un pochino di strada e riusciamo a farlo. Tra l'altro, uno di noi potrebbe anche decidere di comprarsi magari 100.000 corone per comprare qualche pettino. 100.000! Quasi pacchetto, ti prego, poi ci lasci di nuovo. Ma c'è anche lo scambio. Brava, qui. Brava, in questa modalità c'è il prezioso scambio. E si può fare da subito. Attenti, arriva il mostro. 3, 2, eccolo. Ma siamo morti subito. Ci ha travolto talmente in fretta che non abbiamo avuto neanche il tempo di accorgercene. Ma guardate qui che cosa abbiamo, i pettini. Guarda quanti pettini. Ma sono i vostri pettini. Che figata, guarda. Allora, vediamo subito a chi dare che cosa. Prima di tutto clicchiamo, perché questa è la fase. Ma che cazzo, uomo? Ma quanto sei veloce tu? Una volta si corre di brutto. Vai, credo che questa sia Laura, ragazzi. Questa è Laura, fratelli. Ma guarda lì, schizzi ovunque. No, Laio, ma c'hai 30.000 di velocità, ma quando vai? Invocare? Cico. Scusatemi tutti. Ho detto una cosa gravissima. Me lo sarei aspettato da me. Report. Ma dopo lo facciamo, prima di tutto pettino. Questo qui è quello piccolino che ti spunta da dietro mentre ti fa ps e ti poi arriva. È quello orribile. Ed è leggendario, quindi è super raro questo qui. Dai, è andata bene. Vederlo. Poi ambush è quello lì che invece ti sorprende mentre tu sei nascosto, no? Cattivissimo. Due di questi, vediamo a chi darli poi, ognuno di voi avrà un pettino, giustamente. Ti possiamo fare una preferenza. Io, se vuoi, te le scrivo subito. Cosa hai detto? Che schifo! No, una preferenza. Dico, una preferenza. Cosa mi piacerebbe? Esatto! Ma che l'hai preso per Babbo Natale? Cioè, tu hai avanzato una preferenza? Più o meno, dai, per favore. Non riceverò più. Adesso ci penso io a te. Ti sei fatto un nemico potente. Allora, prima di tutto, amico mio strecato. Adesso io e te scambiamo. Allora, ma io ti amo. Anche io. No, che schifo. Però ti do questo spiky raro strecato. Ma scherzate, è bellissimo. Per avere potenza in te, per poter andare veloce come meriti di andare veloce. Amica Anna, io e te facciamo uno scambio. Sì, grazie. Sì. Anche per te questo bellissimo spiky, Anna. Raro. Grazie, sei veramente un bravo. Leggendario questo qui. E non dite poi che io non sono generoso, Ma no, ma tu sei un buono, guarda. Poi quando hai fatto, guarda come l'ho messo. Ti sta molto bene, È bellino. E direi che abbiamo finito di fare regali, Fermo! Io devo dire un fatto, però! Sai io perché mi merito il pettino supremo, indovina! Sì, dimmi un po'! Perché io possiedo ben una bella manciata di uova Pasqua WGF pazze di Lion fighissime! Questa triste proposta! Questa cosa qua! È bellissima! Sei andato al supermercato, Assolutamente! E ne ho prese un sacco! E con tutte le particolarità nuovissime! Tutte mie!
però non sai le particolarità delle uova. Non sai che dentro c'è una doppia sorpresa. Non sai che sopra c'è la mascherina ritagliabile. C'è la maschera stupenda. Non lo sai che sono più super panciute delle altre. Esatto, eh. E quindi se no, non lo sai, allora ha detto una bugia. Non becchi niente lo stesso, mi dispiace. Dai, ti prego, voglio tante. No, non becchi niente. Adesso clicchiamo come dei pazzi, clicca, ragazzi, perché questa volta dobbiamo pretendere di arrivare fino alla fine. Pigia, mettetevi petto, Ryan! Voi che ovviamente voi che un petto lo avete, ce li abbiamo, sono potenti, sono veloci. Voi che ce l'avete, perché ci sono anche due persone che pettini, mi noi sembra non ne abbiano. Noi siamo l'umiltà fatta persona, qua siamo nudi. Ma sto pettino qua non è preso, non l'avevo visto, è stupendo. Ti piace, eh? Bongus. Ma quello è leggendario. Ciao amici, corri! Ci vediamo all'arrivo. Sta per arrivare il mostro, corri. Guarda come sprinto, guarda come me la vivo. Mamma mia, che rapidità, sono a 5 vittorie. Non guardare la classifica sotto. 10 vittorie, la vedo la classifica sotto. Guardarla. Guarda, Streccato e Anna invece come se la vivono. Corriamo, grazie. Veloci. Io non sto per arrivare il mostro. No, non ti preoccupare, Anna. Lo vedo. Lo vedo. Jumpscare. 100 vittorie per me. Sto andando come un treno. Non ti fermare mai. Tra poco arrivo a 250. Ci sono. Vai, dai, ho vinto. Prossimo 500. Vi sta per possedere, ragazzi. State attenti. Eccolo, eccolo, eccolo. Attaccato. Ok, ma è brutto quando ti male. Quando ti prende, è brutto, Anna. È brutto, ti prende da dietro. Ti arrivo dietro e ti fa qua. Ok, allora non mi fermerò. Farò del mio meglio per correre di più. Sono a 700, 1000, no, di più. Adesso devo arrivare a 3000 vittorie. Il mostro è ancora a 250, quindi forse riesco ad arrivare. È più veloce di te, Lion. Fino a quarto dove adesso. Porca miseria, è rapido. Sto accelerando come un diavolo, non mi prenderai, mostro! Ti tolgo la mia forza! Sto a 800, no, ma mi sa che mi prende, No, ma davvero? No, ma certo, lui si ferma, sono sicuro, vedi, si è fermato! Mi è fermato, povero idiota, sì! No, mi sei preso! Corri, ti ha fatto lo scherzone! No, insultato, ti ha sentito! Ho solo 15 secondi rimasti, non gliela faccio! 13! Sprint finale! 12, sprint finale! 10 secondi! Ci sono! Ho vinto! Oh, sei fortissimo! Hai battuto il mostro! Allora, adesso, qui per me c'è la porta numero 2. E io posso andarci, no, perché ho vinto. No, ci abbandoni così! Lo so, ragazzi. Ti voglio andare! Ti voglio già! Potrebbe essere questo. No, fermati! Prima di andare via! Sono già andato. Dacci qualcosa per ricordare. Sono già andato. Ti stava cercando di spillare un pettino. Ma sei scomparso del tutto. La cosa brutta per voi è che io adesso ho altri amici. Voglio essere buono. Voglio cambiare. Però non è possibile che uno parla e deve sentire sto mercato. Potete stare zitti. Potete finirla. Scusa. Perché così mi fate veramente venire voglia di cambiare di nuovo idea e andarmene via, ok? Subito. Ti prego, non lo faremo mai più, non parleremo e mai più. E tu hai anche fatto vita. Quel verso gutturale che prima di parlare che sembra che ti stai infilando la banana di prima in gola. La smettiamo? Che schifo! L'ho buttata adesso, la banana era ancora qui, lo ammetto. In gola era, altro che pervertito. Ma che comunque schifo! Ho deciso di shoppare per voi dei pettini per poterveli dare in modo che anche voi possiate arrivare fino alla fine insieme a me. E adesso lo faccio. Buono. Grazie, Lion. Sei veramente il migliore di tutti quanti qua. Lo so, non ci vuole tanto a essere migliore di te, Distregato, che parlate anche insieme. Complimenti. Stretta di mano. Bravi idioti, veramente i migliori. Alex è un arrogante e fa finta di essere umile, ma in realtà poi punta sempre il dito contro gli altri che sbagliano, sempre lui lì pronto lui a giudicare. Tossico. Fastidioso. Anna, tu cosa ne pensi? Ma invece? Poi parliamo di statistiche. Quale persona ha ricevuto più report qua in mezzo tra noi? A lui è stato reportato veramente molte volte. E quindi potrebbe anche venire bannato. Io perderei i pet che gli ho regalato inutilmente fino ad adesso. Alex. Ok, però secondo me Lion dovresti darmeli, perché tutti siamo migliori di me e tu non devi dimostrare di essere peggiore. No, Lion, qua mi zico, perché lui non se lo merita, perché è amico finché non gli dai le cose. È vero, lo so.
Guarda, io gliele do, ma non gliele do perché le merita, Io gliele do per pietà. Per pietà, solo per pietà, perché mi fai tristezza. Dai, cliccate, ragazzi, arrivate. Siamo pronti a mettere a frutto i tuoi doni, la A Ionico. Quanto siete di speed, ragazzi? A 6.000. 6.300. Tantissimo. I pet sono adorabili, li adoro troppo. Raga, provate a correre, andate, ma non so se vi basta, Faccia più che altro. Io ho paura che potrebbe non bastarvi per arrivare no, fino alla fine. No, non è possibile, non è possibile, ce la facciamo. Cioè, vi vedo veloci. Prima, Anna, tu quanto avevi? Te lo ricordi nel round 3.000 prima? 3.000 avevo prima. Ma ti ha preso quasi all'inizio, ma abbiamo più del doppio. Non so se è abbastanza, Dai, io ve lo dico. Corri! Sta partendo il mostro adesso. Sta arrivando! State attenti. Sono la prima barra, però siamo la seconda, uomini. Ti vedo, vi vedo, siamo tutti lì in mezzo. Io sono un po' più avanti di voi, credo, perché sono un poco più veloce, sono sei nella barra dopo. Sei l'unico che riesce a finirla, mi sa, lo sai. Vi prego, non perdete. Ho paura del mostro. Io sono l'ultimo, mi sa che ce l'ho lì dal cagno ormai, amici. Io lo vedo il mostro che sta a correre in casino. Dai, calmatevi, mantenete il sangue freddo. Ce la potete fare, ok? Abbiamo ce la potete fare. Pettini, ce la facciamo! Non ce la fate. Dai, non ce la facciamo! Non ce la facciamo! Sta arrivando! Inverto la marcia! Lo trattengo, mi metto in mezzo! Sì! Lo faccio! C'è posseduta! Non ho potuto fare niente. Porca miseria, ragazzi, però, Dai, adesso aspetto la mia fine. Tanto adesso arriverà il mostro. Sta arrivando anche per te, Lion, arrivo. Mi sa che lo vedo anche lì in lontananza. Ma io guarda che ero arrivato parecchio avanti, Io gliela facevo, Ma tu sei fortissimo. Allora, se basta quello che ho io ero a 11.500. Quindi vuol dire che voi dovete arrivare a 11.500 per riuscire ad avere la velocità sufficiente. Lion, non ti preoccupare. Ho preso un uovo, mi è uscito un altro spike. Io ora ne ho 3. Ma sai che? Ma io non sto morendo, cioè non mi prende a me. Ma sta arrivando! No. Ma tu hai già finito? No. O sei ancora lì? Io sono ancora qui. Ah, ho capito. Se tu inizi a correre verso il mostro, mi sa che lo passi e lui non fa in tempo a prenderti. E quindi tu, capito, vai dietro di lui. Questo è un trick. Ma dobbiamo farlo anche noi. Allora, aspetta, prima di tutto vi provo a comprare un altro pettino a testa. Ti prego, secondo me riusciamo, sicuro. Ok, allora, pettino numero 1, non ce l'ho per tutti però, mi sa. Ma lo devo fare? Per me non serve, ho 3 spike. Ok, 3 spike dovrebbero essere abbastanza. Ok, 3 pettini, dobbiamo... click time, raga, cliccate. Oddio, da un sacco adesso, clicca. Clicca più veloce che puoi, clicca. Okay. Adesso, appena finito il click time, ditemi quanto avete, quanto state messi, quanta velocità. 7.000 adesso, 7.100, voi. Non basta. 9.000. Non basta. Scambio con Cico, solo con te, un pettino. Ok, uovo, vai in velocità, in velocità. Questi due. Mi basteranno di brutto, vai, accetto tutto. Vai. Raga, dovete partire subito, se no c'è. Vai, parti. Vai, sono partito. Stiamo correndo. Non gliela fate lo stesso. Cioè, no, morirò, uovo! Ho 10.200 di velocità di brutto, ci riesco, vai, devo solo crederci. Non basta crederci, secondo me. Facciamo così, il piano di prima. Allora, quando ve lo dico io, vi girate. Tranne Anna mi sembra spedita. No, non è vero, Anna, prendi la banana anche tu. No, ce la posso fare, credi allora, in me. Se vediamo che il mostro ci sta raggiungendo, allora ci facciamo il mio trick. Ci giriamo, ok? E gli corriamo incontro e lo passiamo. Ma facciamo di brutto, me lo voglio da me. Io credo in te totalmente, ma se mi mangia lo stesso. Non ti mangia. Io mi senti urlare. Ma non funziona la tua tattica, ci credo di brutto. Allora, ascoltatemi, Alex ti sta per prendere, inizia a correre verso dietro. Lo faccio. Corri gli addosso. No, bello, ma ha ucciso. Ti ha ucciso o non ti ha ucciso? Ma davvero? Ma ha ucciso. Secondo me sei devo più veloce. Io vado incontro. Ti ha ucciso. No, mi ha ucciso comunque. Ok. Cinco e Anna, fatelo voi, vi prende tanto. Giratevi e iniziate a correre. Oh, vai. Ok, corri. Sto andando di brutto. Mi ha ucciso. Cico, a te? Bravo, vedi, Tonden! Ottimo! Okay. Mamma mia, grandissima allora, tattica! Attenzione, allora, Cico e Anna, terminate la vostra gara in scioltezza. Strecato e Alex, mi dispiace. Abbandonate? È arrivato il momento. No, è purtroppo il destino! Di dirvi addio. Allora, posso dedicarvi due parole? Siete stati un'inutilità per tutta la vita. No, ma no, state buone! Scusate, state zitti, sto ancora parlando io.
Vi ho anche fatto dei doni di pettini pagati coi soldi. Non è servito. Per cui io adesso vi riporto anche, ovviamente, no! Per truffa. Mi ruba. Devi riportare anche i noi. I pettini. Sì, anche noi. Anche noi. No! Siamo morti. Sto trick di girarci ci ha fatto perdere del tempo. Però alla prossima faremo di più, perché clicchiamo più forte adesso. Quindi alla prossima ci siamo, dai. Per favore. Lion, se ne sta andando, mi sa. No, ti prego. Lion, non ci ha fatto male. Allora, non solo noi. No, no, mo vi spiego quello che è successo, perché ha dell'incredibile. Non solo voi non siete passati, ma non posso passare più neanche io, perché essendo uscito prima per tornare da voi, mo devo rifinire di nuovo la gara. Capito? La finiremo insieme, uomo. Come insieme. Un gruppo di amici. Corriamo insieme. Questo ti fa capire comunque che avere degli amici, se fanno schifo, non è buono. Non è buono. E ma io ho trascinato giù. Siamo migliori amici. Ne serviamo qualcosa, lo giuro. Ma questa cosa qui servi? Io lo devo ancora vedere, eh. Non voglio essere cattivo, però fai schifo. Devo ancora sbocciare. Sboccia. Che abbiamo tempo. Quanto avevate voi di velocità prima, quando siete morti tutti quanti? Io 10 di 12.000, ma adesso ne ho 14, quindi riesco ne ho di 10, brutto. Quindi io non riesco. Io sempre 9.000, quindi è inutile. Porca miseria, tutta colpa vostra. Il trick del mostro sicuro. Io non, il mostro, non dai, credo che ci sia nemmeno qualcosa da comprare per potermi potenziare, per poter correre di più. Non c'è nulla, non c'è un velocità boost. Io l'unica cosa che ho visto è che si possono fondere i pettini, ma ne devi avere 5. Non ce li ho 5. Dai, siamo spacciati, mi sa. Mi sa anche a me, fratello, siamo spacciati. No, non posso craftarli, non posso unirli. Ci sta per morire di brutta. Ci possiede. Però uomo, credi in te, non devi farti possedere. Non posso, c'è 10.000, come faccio? Dai, mi sono buggata sotto il pavimento, che succede? Alex, tu quanto hai di velocità, fratello? Io avevo 6.500, ma sono morto dopo il pezzo. Stregato, tu quanto avevi? Era 7.800, okay. Non passava. Io ho un po' di più di loro, 10.900, quindi dovrei essere un pochino sta sopra. Sta per rifare, devi andare indietro adesso. No, tu non posso, dove? Fratello, no! Andare indietro, no! Andare indietro! Ma ballare, continua a correre! Ce l'ho dietro di brutto, sento il suo fiato. Fai il trick, devi farlo! Oh, ma guarda, mi sa che mi ha superato, Dici, non è possibile che te non uccidi mai. Mi ha ucciso. No, però io ho quasi finito. Se vinci senza di me, ti giuro, mi arrabbio pure un bel po'. Sono morto. Sì, io adesso spendo 1000 Robux per comprarmi il flop a pet, che sicuramente mi porterà la vittoria. Ecco. Ma sono tantissimi 1000 Robux. E chissà quanto è grande. Sai chi li pagherà questi 1000 Robux, Alex? No, io non ti prego. Ti prego, no. Tu hai strecato, perché è colpa vostra. Ecco qua. Va bene. Ma no, ne vale la pena. È bellissimo. Ne vale troppo la pena. Guarda com'è floppante. Hai 16.000. Oh, vedete di cliccare, Vedete di cliccare. Sì, di brutto, vedete di cliccare. È veloce anche. Cliccate. Sta cliccando come una furia. Cliccate, perché adesso non voglio sentire ragioni. Io devo vedere la seconda mappa. Devo arrivare ad avere la vittoria. Vai, pigia fortissimo. E anche voi, perché con tutta la fatica che ho fatto per non lasciarvi indietro, sarebbe veramente un insulto se voi rimaneste indietro. Sicuramente io starò con te, perché ho 14.200 di velocità. Dai. Partiamo da subito. Anna, quanto hai tu? 9.300. Non è tanto, Anna, fai schifo. Ma com'è possibile? Ho fatto del mio meglio, non ho altri pettini. Mi sa che ci arriviamo in due, sai. Stregato, quanto hai invece? Io 9.100, meno di Anna. Ma la tua madre non ti ama. E Alex Nauz? Io c'ho 9.600. Ma il tuo padre è andato ama. A comprare il latte, no! Pur di non vederti. Cioè, che schifo. Non è più tornato. Quando eri infante è andato a comprare il latte. È andato in Messico a comprare il latte, però, per non tornare e non vederti mai più. Ma Chico, io e te invece sono l'orgoglio, sì, andiamo insieme alla vittoria, alla prossima mappa paurosa, sì. Sì, io e te Anna, tu mi hai disgustato. Cioè, veramente. Ma come disgustato? Mi sono anche comprato un pettino da sola. Non è colpa mia. Ho capito, ma assieme a me, Alex. Cioè, Anna, cioè, ti mescoli con questa feccia. Con sta feccia di Alex Estrella. Con sta feccia. Cioè, Anna, ma non ti vergogni. Con la feccia. La prossima volta i pettini buoni dalle a me, no, Chico. Ma io l'ho dati a te. Ti ho dato gli stessi che ho dati a lui. Uguali, identici, migliori. E tu, che hai fatto? Che ho fatto? Che ne so io? La feccia, No, dai, un po' meno. Sì, io sono tu. Fiorellino. Feccia, che io ti ho non anche riportato. Non parliamo con le fecce. Non ti hanno bannato ancora, ma...
sicuramente ci stanno vicini. Quel giorno arriverà. Ti stanno per prendere. Contato ormai. Dai, ora Cicco, io e te abbiamo vinto. Io ho vinto. Sono letteralmente lì, guardami in classifica. Ma capo, 3 secondi. Ah, il fregato è stato posseduto. Oh, ecco. Mi ha preso, non ci posso credere. Ah, mi ha preso. Mi ha preso. Che seghe. Vabbè. Io continuo a correre. Perché? Dai, Cicco, tu ci sei, eh? Arrivo, vieni. Uomo! Guarda, sono praticamente comunque, al traguardo. Guarda, vai. Che ci sei riuscito pelo pelo, perché mancavano 15 secondi, Lily. Vabbè, sì, comunque sono umile. Resto comunque anche resti un po' umile. Vabbè, Anna, mi dispiace salutarti, ma me ne devo andare con Cicco nell'altra non modalità. Capisco, non lo so. Capisco. Andiamo, Cicco, attraversiamo il portale. Entriamo nella porta. Eccoci. Venditevi. Siamo anche insieme, Cicco, guarda che bello, che bello, wow, che bello questo posto, non posso immaginare la bellezza. Partiamo subito, guarda, siamo giusti giusti, cioè proprio precisi nel momento in cui si parte. Anna, mi dispiace tantissimo sono che tu non sia qui. Sono invidiosa, mi sto proprio strappando i capelli, immaginari. Cicco, dimostriamo che noi siamo più forti di tutti gli altri. Assolutamente, li distruggeremo di subito, brutto, sì. Dobbiamo vincere, proprio istantaneamente. Qui ho ci sono anche altri pezzi. Guarda, io arrivo a 20.000 così in scioltezza. Anch'io puliti. 20.000, vai! Sono velocissimi! Pronto, mi raccomando. Stai zitto, Feccia. Diglielo due o tre. Diglielo due o tre anche Ciucico. Okay, oh, fai schifo, Feccia. Noi non parliamo con le feci come te. Sai quanto vali meno di una feccia? Di quelle che trovi in strada, proprio quelle fatte dagli animali. Guarda, così, che quelle sono le che feci. Schifo! Non la feccia. La feccia non è la feccia. No, Cicco, hai sbagliato completamente. La feccia è una cosa tipo. La feccia della società sarebbe l'ultimo, proprio quello che fa schifo, che è cattivo, criminale. Esatto, ti dico, Alex, sei sia le feci che la feccia. Sei tu che sei, sei la feccia delle feci, sì. Ma che sì, lo sei. Sei quella che nessuno vuole pestare perché è tutta spiaccicata sul marciapiede. Ma per fortuna sono pisti. Ma sta zitto. E tu, stregato, vogliamo parlare di te? No, che cosa sono? Una cosa ancora più brutta e spappolata. Sì, sì, sì. Sei una cacca di mucca, ok? Spappola. Quella sfrittellosa. Sfrittellata, con quella che la mucca la fa e fa così. Sei Tucio. Adesso lo devi affermare per poter migliorare d'ora in poi. E devi dire: sono una cacca di mucca e devi fare il rumore con la bocca bene a lungo. Via. Sono una cacca di mucca che fa. Bravo, che schifo. Senti che come schifo. Ti appartiene. Ti appartiene questo suono. Ti appartiene proprio. Cicco, c'è una cosa che ci sta inseguendo di brutto. Sì, infatti, ha una faccia terribile. A me mi sta per prendere l'aio anche a te, mi sa. No, io sono più avanti. Quanto hai di velocità tu? Io ho 20.300. No, ce l'avevo di possedere a me prima di a te. Abbiamo posseduto. Ci ha posseduto insieme, Cicco. È andata così. Ma posseduto tutti e due. Oh mio Dio, Cicco, hai sentito? Oh mio Dio, la feccia ha parlato di nuovo. Devi smetterla, no! Però. Qua non solo la feccia ha parlato, ma la feccia ha invidiato ed è stato contento che noi siamo morti per essere lui non più feccia da solo. Sei un amico veramente di feci. Sei un amico di feci, perché adesso ti riporto alla polizia postale. Cacca, perché ti giuro, hai rotto veramente le palle. Cioè, a quanto pare hai imparato una parola nuova, adesso la devi ripetere fino alla nausea. Comunque, ho appena speso 1300 Robux per comprare un pettino ancora più buono di quelli di prima. Io vorrei vederlo tanto. Ma è questo qui, quello con tutti i fulmini? È quello che ci ha ammazzato prima, mi sa, Cicco. Oddio, che figata! Adesso clicchiamo come dei dannati, io e te. Ma okay? No, è 40.000 di velocità, raggiungi le stelle. Secondo me è abbastanza, ma devo cliccare, Adesso è importante, ci si gioca tutto vai, nel cliccare. Clicca, alza veloce, più vai, 100! Vai, Lion! Forte! Ho fatto lo spike d'oro per te, adesso ti raggiungo! Oh, Anna, quanta velocità riesci a raggiungere con questo 16.000! Spike? 16.000! È abbastanza. Tantissimo! Ma io voglio sapere, da quella feccia di Alex e da quella feccia di Strecato, quanta velocità avete raggiunto in questo tempo? Io massimo 12.000, più non posso. Io 11.000! Allora, adesso capite perché siete delle fecce? È veramente l'umiltà. Ma non ma è l'umiltà, è una cosa buona. L'umiltà è una. Questa non è umiltà. Questa è pateticità, è invidia, è malvagità. Fecitudine, esattamente. Siete due persone. Possiamo fare. Ma allora io adesso mi rivolgo direttamente con i creatori di Roblox. Non so chi siano, non so dove vivano, non so che faccia abbiano o come si chiamino, ma voglio fare un appello. Bannate queste due persone perché rovinano l'esperienza nel vostro videogioco. Si chiamano Alex Nauz 01, mi pare, e Stre-Basso-Catto. No, perché lo sai pure bene. Lo so pure bene. È impossibile. Vi prego, toglieteli. Pensa quante volte mi ha riportato a tutte e due. Cioè, ho scritto anche delle email io, di dove scrivevo perché proprio. Perché non le leggono? Sono veramente dettagliate con i loro crimini, nero su bianco. Io ho vinto anche qui.
Ma come hai fatto? Davvero? Con 40.000. Ma quindi sono indietro di lui. Adesso sto per lasciare indietro te. E tu sai cosa succede a chi viene lasciato indietro, giusto? Non viene riportato, lo sapevo, no. Diventa feccia. Diventa feccia. No, ti prego, però. Quindi ti unirai a ciò che tanto blateravi prima. Secondo me addirittura te ne torni nella mappa precedente se sei così feccia. Ma pure, declassato insieme a loro. Insieme a loro, insieme a loro. E Anna viene qui perché Anna è bravissima e sta migliorando se stessa. Non per vincere, ci sta per quasi vincere. Guarda che forza. E Alex è stregato invece, che schifo. E noi rimaniamo indietro. Cico, sai che forse però no, non ce la fai. Fai cocchino forse. No, no, dai, dai, che di me. Ti prego, non ce la fai, fratello, inciti, ti prego. Solo 20 io corro più veloce se vinci. Ti corro più veloce, ti prego. Vai, però. Dai, corri, uomo, vai. Vai, sei nell'ultimo segmento. Il mostro ha sprintato, Il mostro ha sprintato, lo vedo. Mi sto possedendo. No, Anna, sì, sono dietro di te. Che bello, Anna. Aspetta che Cico viene. Se pure faccio anche stre qua. C'è stre? No, è possibile. Io ho vinto. Ma non è vero, non è mai passato davanti. Vedo che qui ha parato. Vedo che ha qui parato. La feccia è una soltanto. No, io non ci sto dentro. Vedo che la feccia abbiamo una feccia. Ha parato. Io sono andato nel terzo mondo nel frattempo. Cico, secondo me, se ne torna con Alex perché ha perso. E questo è molto grave, Cico. Vado via proprio nell'angolino con lui. È il peggiore io di tutti. Mi vergogno. Com'è possibile che sia ancora qua? Bene, per oggi però ci fermiamo. Vi ricordo di andare nel supermercato migliore della vostra zona e comprare l'uovo lionico di Pasqua. E per oggi, Lion out! Ciao!